Bentrovati con il nostro nuovo appuntamento con Rack Magazine. Un weekend importantissimo, si va ad aprire tantissimi temi in programma e ovviamente corsa salvezza in Serie B, ma non solo, seguiteci. Partiamo proprio dal campione di Serie B, 5 partite, soltanto 5 al termine della fase ad orologio e dunque classifica delicatissima per Pallacanestro Viola e Mastri Academy Catanzaro, che entrambe rischiano tantissimo anche in termini di retrocessione diretta. Attenzione al calendario: si giocherà un match clou in chiave salvezza, quello di Monopoli, tra la formazione allenata dall'ex Viola Antonio Paternoster e Avellino, che probabilmente andrà a tracciare parte della corsa verso l'ultimo posto. Gare difficilissime invece per la Pallacanestro Viola impegnata in casa contro Formia, gara che sulla carta si potrebbe anche vincere per Mascherpa e compagni, e ostica, super ostica, la gara del Palapulerà di Catanzaro Lido tra la Mastria Academy Catanzaro, forte del nuovo innesto Brunetti aspettando Daniele Tomasello, contro il Cassino dei Frombolieri ex Viola come Lestini, come Daniele Grilli, e poi un roster molto competitivo con gente che ha fatto anche la Serie A come Cosenza, gente che ha dominato la B come Nieco Svisnic, davvero una gran bella squadra Cassino con rischi e regia che promette scintille sul campo dei calabresi. In casa Pallacanestro Viola invece allarme Covid, c'è un caso, c'è un positivo, seppur ci fanno sapere con una carica di positività molto molto bassa, per ragioni di privacy, anche per rispetto del giovane atleta quest'under in forza al quintetto di coach Polignano, non riveliamo il nome, aspettiamo che lo faccia la società magari nel post-gara o magari quando il ragazzo si sarà pienamente ripreso. È chiaro che nonostante la volontà della Pallacanestro Viola e anche del Formia di rinviare la gara, c'è stata questa richiesta verso la federazione, verso la FIP, però è arrivato anche il diniego, anche perché, come da regolamento, servono almeno 6 casi positivi per attuare il rinvio della sfida. Quindi si giocherà regolarmente la gara al Palacalafiore, rigorosamente a porte chiuse, alle ore 18 di domenica. E, insomma, classifica che è preoccupante, serve una scossa sia in casa Reggio Calabria che in casa Catanzaro. E parliamo di Serie C Gold anche perché ci sono tantissime novità. Partiamo da Forio Ischia, c'è un caso nazionale in corso anche perché la formazione isolana, che fino alla passata stagione doveva fare spola fino alla terraferma per giocare a pallacanestro, ha finalmente un palazzetto dello sport. Il caso nazionale è che la formazione è praticamente in stand-by perché accanto al neonato Palasport, ovvero un gioiellino dell'impiantistica sportiva, è stato proprio collocato il centro vaccinale Covid di tutta l'isola di Ischia. E qui, insomma, polemica e voglia addirittura di mollare il campione di C Gold per la formazione di Forio, che al momento è in vetta alla classifica. Vedremo un attimino cosa accadrà. Forio impegnata nel prossimo turno nel big match domenicale contro Benevento. Entrambe le formazioni risiedono sulla vetta del ranking. Per quanto riguarda invece la formula, la FIP aveva diramato nel periodo pasquale la formula del campionato, che funzionava fondamentalmente così: girone A e girone B, dove giocano le formazioni di Calabria e di Campania, dovevano disputare la fase orologio. Le prime, soltanto le prime due gironi, andavano a spareggiare per giocarsi la promozione in Serie B. La perdente aveva un'altra chance per volare in Serie B, spareggiando contro le rappresentanti del girone C, quello pugliese. La FIP cambia tutto. Il 7 aprile è uscito un comunicato che è andato praticamente ad abrogare il comunicato della FIP Campania. La promozione sarà soltanto una. Chi andrà a perdere lo spareggio tra Puglia e Campania, invece, verrà inserito in un raggruppamento con le formazioni di serie C Silver verso un'altra strada che terminerà addirittura a luglio per conquistare un altro posto disponibile verso il campione di serie B, campione dove militano Pallacanestro Viola e Mastri Academy Catanzaro. Tanta tanta confusione. In mezzo a questa confusione è arrivata la proposta della formazione regina della VIS. Luigi Di Bernardo ha raggruppato tantissimi sì, 8 su 11 dell'attuale C Gold, per cambiare quantomeno la formula del playoff.
La proposta della vis al vaglio della FIP Campania è: sì, giochiamo la fase orologio, ma poi permetteteci quantomeno di disputare un playoff a 8 o 4 contro 4 al termine di questa fase. Vis che sarà impegnata domenica alle ore 17 al Pala Benvenuti, al Botteghelle, in diretta su Reggio Canestro contro l'Irpinia Basket dell'ex Cosenza e Rosarno Alessandro Marzullo. Nel roster di Avellino gioca in cabina di regia l'ex Viola Maurizio Ferrara, e poi la stella è Linton Johnson, campione NBA con i San Antonio Spurs di Greg Popovich, è uomo che è alla ribalta nazionale proprio nelle ultime ore perché ha deciso di candidarsi al comune di Caserta, sua città d'adozione. Ha fatto anche il direttore sportivo della Juve Caserta Johnson, perché vuole cambiare Caserta, vuole una Caserta migliore e più accogliente, specialmente nei confronti degli immigrati. Vuole una città più vivibile anche per i suoi figli. Queste sono le parole della stella USA, che ormai è al termine della sua lunghissima carriera e sta giocando ancora con profitto in Serie C Gold. Velegge invece sulla vetta della classifica il Basketball Lamezia nel girone B, che giocherà il big match contro Nuovo Basket Agropoli, l'unica formazione in grado di sconfiggere la formazione giallo-blu nella prima fase di questo torneo, nel girone di andata. Lamezia che sogna, ma che ovviamente vuole dire la sua. Il dirigente generale Bruno Bertucci ha detto: per la FIP, considerata la formula, noi siamo carne da macello. Queste sono le parole anche forti del dirigente dei Calabresi, che è andato giù duro contro le nuove disposizioni inaspettate, inedite e probabilmente inenarrabili della Federazione Italiana Pallacanestro. Giocherà in casa anche Rende, che proverà a fare il bis contro Cercola, firmando un tris di vittorie consecutive. Giocherà in casa alle ore 18 di domenica al Pala 4 Miglia, provando a far valere il fattore campo. Spazio per la B femminile: gioca sabato alle ore 18:30 al Palagallo di Cananzaro la ritrovata Centro Basket Cananzaro, che ha vinto la sua prima sfida dopo quattro sconfitte consecutive contro il Cercola. Le ragazze di Coach Annastorino però si ritroveranno davanti la formazione probabilmente più forte del campionato insieme al Capri, ovvero il Salerno, formazione allenata dall'ex Viola Reggio Calabria Aldo Russo, assistente negli anni, prima con Coach Bolignano, poi con Coach Ponticello. Ricordi bellissimi per lui in Riva allo Stretto, ricordi di cavalcate verso la Lega 2, ricordi di una vittoria straordinaria del premio Under e della salvezza l'anno dopo, l'anno dove spiccavano le gesta di Ashley Hamilton e di Diego Monaldi in cabina di regia. Diego Monaldi, tra parentesi, che ha vinto la Coppa Italia di categoria con il Napoli Basket all'interno della kermesse che si è disputata in quel di Cervia nello scorso weekend. Napoli ha vinto la Coppa Italia di Serie A2, invece in Serie B vince a sorpresa contro la favorita Rieti la Pallacanestro Piacentina, formazione dove gioca un altro ex di Calabria, ovvero l'ex giallorosso Duilio Birindelli, che giocava a Catanzaro in una stagione allenata dallo specialista in promozione di questi campionati, ovvero l'ex Panasonic Viola Reggio Calabria con Carlo Recalcati, Giovanni Benedetto. E spazio anche per la Serie D, parte la Serie D Calabro-Sicula, anche se la formazione di Calabria è soltanto una, la formazione regina degli Stingers di coach Carlo Sant'Ambrogio, che firma il figlio Piero, un classe 2001, conferma larga parte del roster della passata stagione, firma anche da Catanzaro Marco Maira e si ritrova ad un passo da riportare Francesco Sant'Ambrogio, suo nipote, sul rettangolo di gioco. Francesco Sant'Ambrogio che si ritrovava all'estero per ragioni di lavoro. Sembra imminente il suo ritorno a Reggio Calabria, così come imminente l'inizio del torneo, perché sabato alle ore 19 si gioca la gara d'esordio tra il Patti e il Savio, che compongono insieme agli Stingers il girone iniziale. Gli Stingers che esordiranno al Palarussello di Messina, territorio amico inedito, contro il Savio settimana prossima di domenica alle ore 18. Dopo questa prima fase dovrà giocare un girone molto molto complicato contro tutte le realtà del basket siciliano, da Palermo a Mascalucia, passando per Trapani e non solo. Sarà un girone tostissimo, però la scelta coraggiosa della dirigenza degli Stingers lascia presagire quantomeno un campionato fatto di entusiasmo e belle giocate. Vedremo cosa accadrà. Oggi è un giorno importantissimo anche perché si celebrano i 50 anni di una stella del basket italiano partito tanti anni fa dall'Argentina. E se qualche giorno fa
Il 50esimo è stato tutto per Carlton Myers che sfiorò la canotta nero-arancio in mezzo al ciclone Mimmetto Barbaro con le firme o le ipotetiche firme sognanti di Arvidas Sabonis e non solo, Varejao, DeMarco Johnson, Tyus Edney, eccetera, eccetera. A Reggio Calabria si festeggiano oggi i 50 anni del gaucho Ugo Sconochini, argento olimpico in compagnia di altri tre ex nero arancio, Carlos Delfino che ancora gioca e con profitto nella massima serie del basket italiano con la VL Pesaro, Aleandro Montecchia e la gloria infinita di Manu Ginobili. Ovviamente super compleanno per Ugo Sconochini che venne portato tantissimi anni fa da Vito Amato e Gaetano Gebbia a Reggio Calabria in compagnia di De Simone e Giorgio Rifatti e da lì una crescita esponenziale. Di questi tempi un giocatore del genere volerebbe tranquillamente nel basket NBA, un po' come sta accadendo a Dec del Real Madrid proprio in queste ore. A proposito di basket spagnolo, perché Dec partirà al Real Madrid, abbiamo anche registrato l'esordio del comeback clamoroso di Pau Gasol con la maglia del Barcellona in classe 1980. E dunque tanti auguri al cinquantenne Ugo Sconochini, oggi commentatore per le televisioni che si occupano di pallacanestro di altissimo livello dalla Serie A all'Eurolega, giocatore indimenticabile anche dalle nostre parti, giocatore che ha scritto la storia infinita del basket italiano e reggino con la mitica Panasonic di Carlo Recalcati. È davvero tutto con il nostro appuntamento del sabato con Rack Magazine. Noi torneremo tra 48 ore con i risultati del weekend. Mi raccomando, con i nostri aggiornamenti in diretta a partire dalle ore 17 con la diretta di Vis contro il Pine e poi collegamenti ovviamente da tutti i campi delle Calabresi con Pallacanestro Viola contro Metaformia Basketball, con Mastri Academy contro Virtus Cassino per la Serie B, ovviamente in C-Gold le altre due partite incandescenti sono Bim Bum Basket Trend contro i Cercoli e poi il Big Match assoluto con il Basketball Lamezia di Coach Barilla che affronterà il nuovo Basket Agropoli alla ricerca della conferma sulla vetta della classifica. Buon pomeriggio e alla prossima!